Mettiamo a soffriggere il guanciale. A posto dell'olio puoi usare lo strutto. Saliamo poco perché è già bello salato di suo. Una volta terminata la cottura del guanciale, lo spengiamo in maniera tale da farlo riposare un po'. Nel frattempo mettiamo a cuocere la pasta. Bene, mentre cuoce prendiamo un pochettino di acqua di cottura e la teniamo da parte. Ancora con la pasta al dente, perché terminerà la cottura in padella, andiamo a sfumare, a versare, ancora bagnata, perché... e cominciamo ad aggiungere un pochettino di... Eccolo qua, cominciamo man mano ad aggiungere un pochettino di pecorino romano. Manteghiamo e la cottura termina in padella. Lo impiattiamo, pecorino sopra, così. Mamma mia, questi sono alla gricia! Ci andava anche un po' di pepe nero, ma siccome Alessandro è piccolo non ce l'ho aggiunto, ce l'aggiungerò per me un po' di pepe nero. Come so Alessandro? No. Sa già. Ti ho messo un po' di pepe, sa? Va bene così.